Eccoci, pronti per un'altra meravigliosa partita. No, si spera sia meravigliosa nel svolgimento, nell'esito, eccetera. Un'altra partita del nostro Kangaroo Rook, diciamo, con un grosso turnover per preservare i titolari per l'Europa League, che l'avversario, il Motherwell, non sembra essere chissà che cosa, ma insomma è sempre meglio non sottovalutare l'impegno e non sottovalutare gli avversari. Dai, signori, no, no, ah, quello, vabbè. Sì, Richards, invece di prendertela con qualcun altro, quella ribattuta era tua, Richards. Era tua quella ribattuta, Richards. Dico, eh? Vabbè, comunque. Signori, niente, vabbè. Abbiamo iniziato male anche col Gozzep. Dai, siamo tutti, abbiamo ancora tutto. Abbiamo ancora tutta la partita davanti. Vediamo che riusciamo a fare. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Vabbè. Dai, ragazzi. Bene. Bello. E Plavsic 1-1. E Ale, l'abbiamo ripresa. L'abbiamo ripresa 1-1, dai. Bravo Plavsic. E bravo anche Benjamin, che gli ha servito l'assist. Mi ho sbagliato tasto, scusate. Va bene. Va bene lo stesso, va bene, va bene. Va bene così. Va bene così, signori. Avanti. Decimo 1-1, Plavsic. E adesso possibilmente andiamo a vincere. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Oh, no, 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 no,
difensore, ottimo intervento. Ma dove la dai? Dove la dai? E dai, no, ok. Meno male. Calma, Icky. Palla chiudere, Icky. Icky. Icky, non te lo, te lo sei perso, Icky. Icky, te lo sei perso. Icky. Icky. Aspetta il momento giusto. Oh, raga. Niente. Niente, improvvisamente la difesa si apre. E che gli fa passare l'avversario, così, per motivi ignoti, la difesa si apre e passa, così. Mentre io cerco di marcare, fargli di chiudere, eccetera, la difesa si apre, così, di colpo. E... va bene. Va bene. Plastic, dalla Plastic, ok. Bene. C'è nessuno. Keeps white. Occhio che guadagna metri. Il pallone, peccato, non essere una buona niente, non riesco a capire certe cose. Il Benjamin, la pareggia Benjamin, la pareggia Benjamin 2 a 2 e Ale. E Ale, comunque, qualche arcano motivo la difesa ha ripreso a ballare. Ha ripreso a ballare tanto anche. Però, vabbè, magari è solo questione di prendere un attimo la lucidità, le cose. Ma sembra che la difesa abbia ripreso a ballare un pochetto. Ora, signori. Dovremmo cercare di andarla a vincere. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ma Plavsic. Benissimo. Bene. Di là, benissimo. Mezzo. Benjamin, non ci credo. Oh, vabbè ragazzi, non è possibile questa sfiga però. Ora me lo date un mediano a rientrare. E dai. Partono in campo aperto. Icky. Icky, però sei sempre in ritardo, Icky. Sei sempre in ritardo, Icky. Sei sempre in ritardo. Sempre in ritardo, Icky. Sei sempre in ritardo. Bravissimo. No, raga, dai, ha preso il pallone, però dai, ragazzi, questo è scandaloso. Cioè, ha preso il pallone, dai! Ma stiamo dicendo vero? Vabbè, ok, meno male. 2 a 2, 2 a 2, il karma, il karma ci ripaga di...
Il karma aggiusta tutto, come si vuol dire. Il karma aggiusta tutto. Bene, così. Bene così, però porca miseria, non si può, Porca miseria, rigore più inventato di così era difficile. Era veramente difficile. Allora, dai. Dai che... Oh, dai. Bravissimo. Adesso ripartiamo. Andiamola a vincere. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Plastic. Benjamin. No, Plastic, come è andata male. Porca miseria, Plastic. Ottima la chiusura. Ferma l'azione. Ok. Sì, raga, però qualcuno si inserisce. Dina e Bimbe. Sì, però Dina e Bimbe non... Ok. Plastic. Può diventare pericolosa, occhio. Niente. Oh, questo non lo si fischia però, questo non è rigore. Questo non è rigore. Quello di Hendrix sì, questo no. Vabbè. Ok. Plastic troppo. Niente. Niente. Ok. Ok, Benjamin. Vediamo cosa fa ora. Beh, sarebbe fallo di mano. Sai, l'ha proprio parata, ha fatto il muro da volley. E sai com'è? Vabbè che io... Vabbè. Vediamo. Check. Niente. Non ne segnerò mai una in punizione. Però ci è andato il rigore. Solo un richiamo verbale. What's happened now? L'arbitro ha deciso... Che succede? Ah, gliel'ha rinviata sulla mano. Bravissimo, Benjamin. E Ale, mamma mia, ha calciato male, però va bene. Va bene, 3 a 2. Benjamin. Benjamin. Benjamin è 3 a 2. Benjamin la mette dei 3 a 2, Ale. E Ale, signori, e Ale, 3 a 2, sessantesimo. Adesso portiamola a casa. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Iki, fuori gioco, meno male. Meno male. E il giallo pure a Iki. Si è preso pure il giallo. Vabbè. No. Vai là, ok. No. Vabbè, lo sapevo io, ma porca. Fuori gioco, meno male. Meno male, meno male, meno male. Mamma che soffre, cambi. Cambi, cambi, cambi. Allora. Allora, Baselli. Prima di tutto, Baselli al posto di un Gibbs White che... Vabbè. Poi io metterei, farei entrare Plaza al posto di Benjamin. Iki. Per ora così, poi vediamo. Poi vediamo. Di qua. Che mi aspettavo, stanno perdendo, sì. Serve okay. Maggior peso là davanti. Baselli. Dalla Steven. Poi Steven. E Ale Steven la chiude. Dai Steven, bravissimo Steven. Si fa trovare. Io ripeto, sarebbe tentato di non farlo, di mandarlo in prestito, però adesso mi è tornato utile. Adesso Steven mi è tornato utile. Meno male, bene così, bravo Steven. Bravo Steven. Adesso non buttiamola via. Teoricamente è chiusa. Teoricamente niente. Niente. Comunque, dai, ce la possiamo fare. Dai ragazzi. E finisce qua. 4-2, portiamo a casa anche questa vittoria. Bene così, direi. Assolutamente bene così. Portiamo a casa anche questa. E Ale, e i titolari possiamo destinarli, riservarli all'andata
perlomeno all'andata del turno preliminare Europa League. Non pensavo che dovessimo farci il turno preliminare, però vabbè, ce lo dobbiamo fare. Motherwell teoricamente sulla carta dovrebbe essere un impegno alla portata, speriamo che lo sia. Siamo un avversario terribile, siamo una squadra terribile, abbiamo vince con più gol, volendo va anche bene. Ora signori, ci siamo. Allora, programma di prezzi, che cosa ci sono, anche offerte di trasferimento, adesso le valutiamo. Allora, come contattato da Braga? No, c'è 3 anni ancora, nave di tempo prima che... Allora, piano di crescita, vediamo un po'. Piano di crescita, Rapace, area di rigore, Rapace, attaccante mobile, poi farei equilibrato, senti, faccio equilibrato, va bene, dai, va bene così, va bene Steven, va bene Steven, dai. Ora, offerta per Plaza e per Bella Kochap. Io onestamente, allora, Bella Kochap no. Bella Kochap direi assolutamente no, rifiuto assolutamente. Per quanto riguarda Steven Plaza, allora, discorso è un po' diverso, è terzo attaccante, ci può tornare utile, può anche crescere un po', perché Aubameyang 34 anni non durerà tanto, oggettivamente, lui ci può tornare utile. Io sarei, onestamente, sarei qua, sarei più per rifiutare, però insomma, ditemi voi nei commenti. Cioè, comunque, mi è tornato utile, l'ultima partita abbiamo giocato, comunque ha segnato, cioè, è entrato in campo e ha fatto il suo. Adesso, io direi, arriviamo alla partita contro il Motherwell. Oh, Bover Carson venduto, è ottimo, e questa è un'ottima cosa, ancora un po' di soldi ci arrivano. Stiamo facendo un buon tesoretto. Stiamo facendo un buon tesoretto, devo dire. Bene, Mo per Carson venduto. Poi. Arriviamo adesso alla partita al Motherwell, ma ci sono offerte. Oh, allora, offerta per Baselli. 6 milioni e 2 per Baselli. Allora, oggettivamente... Sì, l'ho schierato, ma... Vabbè. Diciamo che è uno di quei centrocampisti, ne possiamo fare meno anche in previsione futura, perché comunque ci stanno... penso gennaio torneranno... Tornerà Olson, tornerà Verdugo. Ragazzi, saremmo già in netta sovrabbondanza, direi. Saremo in netta sovrabbondanza. 6 milioni e 2, tra l'altro, onestamente non mi fa schifo, ecco, non mi fa oggettivamente schifo. Semmai trattiamo, vediamo un po' semmai una 6. Qualcosina di più, vediamo se riusciamo a spillare qualcosina di più. Rinegozia 6 e 6, avanziamo 6 e 6, va bene, ok, dobbiamo andare a qualcosina di più che va bene. Ora Plaza, ripeto, aspetto vostre considerazioni eccetera. Ripeto, è giovane, può crescere Steven. Io sarei più per rifiutare, onestamente. Però è giovane, può crescere. È vero che in questo momento è terzo attaccante. Farà spezzoni di partita ogni tanto. Ora, voglio vedere intanto ufficio quanto siamo arrivati di budget. 16 milioni. Stiamo facendo un discreto tesoretto, ragazzi. Non da non sottovalutare. Stiamo facendo veramente un discreto tesoretto. Ora, io... arriverei intanto a scorrere il pulso per arrivare alla partita di Europa League.
Scusate il taglio improvviso, spiego anche se è già successo altre volte, penso abbiate capito. La partita che avete visto prima, in realtà l'avevo registrata per la scorsa puntata. Poi mi sono accorto che la scorsa puntata sarebbe diventata troppo lunga e allora ho fatto il taglio e sono passato la partita che avete visto in questa. E ci sto registrando insomma qualcos'altro che insomma sto registrando adesso. Chiedo scusa una cosa, proprio non mi sono saputo regolare bene quei tempi. Allora, cosa positiva è che gioco su più la partita andata contro il Motherwell. Bad Motherwell. Ok, conferenza stampa e andiamo. E andiamo, signori. Allora, ok, allora. Sono un poco chiaro. Allora, ha le qualità giuste, ma Sulaimana già. Perché turnover Sulaimana? Vabbè, vabbè, ai tempi il contratto sì, gliel'ho fatto la turnover, ma oramai è. Oramai è titolare fisso, è diventato forte. Ormai è titolare fisso. Comunque, non ci sono dubbi. Andiamo tutti in campo come sempre. Ok, signori, pronti? Andiamo a giocare l'andata contro il Motherwell. Squadra che sulla carta è un'avversaria ampiamente alla portata. Però sono i preliminari Europa League. FIFA è sempre FIFA. Insomma, lo conoscete bene sto gioco. Controllo. Attimo a gestione della squadra. Per vedere un po' tutta la situazione, direi. Direi che ci può stare. Il tutto ci può stare, direi. Mi spiace per Iki, ma purtroppo così è. E Jack Bonaventura, va bene. Signori, no, Bonaventura però, vabbè, niente, non sto finiamo facendo cose inutili. Lasciamo stare. Comunque, signori, signori, io direi di andare in campo e andarci a giocare questa qualificazione ai gironi di Europa League. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Scusate, eccoci, cascate robe. Aubameyang, eccolo. Mi si è emozionato pure qua il tavolo, le cose. Scusate. Scusate, problemi tecnici, ma comunque siamo qui. Pronti a giocare questa partita contro il Motherwell. Il Motherwell, bella Motherwell. Adesso, adesso, signori, adesso è il momento di fare sul serio. Dobbiamo, non dico, ora vediamo come la pensate. Sulla carta dovremmo essere perlomeno in grado di passare. Magari possibilmente anche di chiudere già adesso la questione qualificazione, ma purtroppo, come ho detto prima, FIFA è FIFA, ecco, lo conosciamo benissimo. Signori, diamoci da fare. Scusate, mi sono incantato un attimo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, e niente, non c'è nessuno, niente, dai ragazzi. Ok, e Sulaimana però puoi anche tornare indietro a contribuire ad aiutare, no? Dico, lui è meno male. Bravo Ronno. Bravo Ronno. Ok, dai dai. Vai Rice. Vai Rice. No. Ok, a posto. Ragazzi, ma stiamo dicendo vero? Picciò, insomma, no, gli è meglio niente. Non male. Ok, calma. Ok, benissimo. Benissimo. Bene. Sulaimana, Sule. Non c'è nessuno. Nessuno. E invece c'è Rice, ma niente. Ok.
calcio profondo interessante. Qualcuno ci vada, ragazzi. Qualcuno ci vada. Parata super. Mamma mia, Ronno. Mamma mia. Su questa conclusione da pochi passi. Ronno. Tocco in mezzo. 1-0 dunque, raccolgono i frutti del proprio dominio. Hanno sfruttato al meglio il maggior possesso palla, capitalizzando una delle tante occasioni create. Ronno. Hanno sfruttato Ronno. Questo corner alla perfezione. Ronno. Il gol. Sei lì. No, le immagini. Cosa diavolo? Scampo al portiere. Vabbè. Vabbè. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. E dopo tante parate, Ronno c'è punto, si addormenta improvvisamente. E niente, 1-0 loro. Bene qui il difensore. Non è che la pezzata doveva essere la nostra portata. Mamma mia. Ok. Calma. Sì, però. Dai. Oh, Kurčepe, dai, Kurčepe. Si libera la grande. In mezzo, niente. Cross murato dal difensore. Niente. Dai ragazzi. Con il replay, dai ragazzi. Il gol che ha dato il vantaggio. Mens. Occhio al cross in mezzo. Non si fida. Poteri qua. Ok. Perché Iemmello? Vabbè. Kurčepe. Attenzione. Posizione invitante. Niente. Non all'altezza. Niente. Malong. Sulla fascia Kurčepe. Vai Kurčepe. E non c'è nessuno però. Invece c'è Malong. Tecunde Malong 1-0. E dai. Oh, porca miseria. Uno che si fa trovare al posto giusto finalmente. Anche se non era quello che mi aspettavo. Comunque. Bravo Kunde. 1-1. Bravo anche il nostro buon Kurčepe. Per la sua solita sgroppata sulla sinistra. Adesso però dobbiamo andarla a vincere. Che non mi basta l'1-1. Non mi basta. Vabbè, niente. Pure sfiga abbiamo trovato. Fa niente. Ok. Dai, è tua. Bagno. Bene. Ok. Interrompe bene l'azione. Di qua. Kunde. Bella per Rice. Bella. Non è possibile sta cosa. Non è possibile. Ed è il pubblico. Calma. Sentilo. Prova a spingere dalla propria squadra verso il gol dopo il pericolo scampato. No. Baba. No, Lo vai. Niente. Questo se l'è portato col braccio. Oh, fine primo tempo. Vabbè, 1-1. Più difficile di quanto pensassi, ma insomma, c'era anche da aspettarselo, ovviamente. Quando la partita sulla carta sembra, diciamo, abbordabile, i nostri avversari riscoprono improvvisamente una forza interiore, qualcosa che li fa di giocare meglio del City di Guardiola. E giustamente io, diciamo che ho capito la situazione. Ora però niente. Sulaimana stava scattando, non c'è dunque, ci ha ripensato. Vabbè. Niente, palla fuori. Vediamo se riusciamo a fare. Dai ragazzi. Calma. No. Oh. Muovono bene il pallone. No. No. Ma dove vanno? Ma perché non li invia invece di fare? Spinge il difensore. Ma porca. Dai. Sulaimana, vai via. Vai via Sulaimana, però va via Sulaimana, ma non c'è nessuno a seguirlo. Rice. Ok. Ma Kurčepe. Kurčepe e Ale. 2-1, dai. Ovviamente potrebbero trovare. Dai signori. Dai Kurčepe e Ale. E Ale, adesso dove si è piazzato? Cosa lo tiene su? Vorrei che. Ma vabbè, fa niente. Poteri psichici dei nostri. Ma benissimo così.
2-1. Se possiamo, già che siamo fuori casa, facciamone qualcun altro, eh? Dai ragazzi, dai ragazzi. Dai ragazzi. Riconquista il pallone sulla corsia. Ok. Bella, bella lì così. Ok. Obame. Oh, Obame Young 3-1. E Ale, dai. Su. Su. Rimettiamoli a posto. Rimettiamoli a posto, signori. Li rimettiamo a posto come si deve. Pierre-Emerick Aubameyang 3-1. E ecco, già possiamo, già si può ragionare. Ecco. Già con questo risultato possiamo iniziare a ragionare, ma punto primo dobbiamo stare, dobbiamo fare attenzione. E che non ti segnano adesso perché sono capaci. Punto secondo, comunque non chiude nulla. Comunque non chiude nulla. Saltiamo? No, non vi piace saltare. Ai miei giocatori non piace saltare. Niente, non ce l'abbiamo. Siamo la squadra antisalto. E niente, purtroppo c'è un... Vabbè, comunque. Obame. Benissimo. Bella la verticalizzazione. Signori, sono 4, olè. Gurcev on fire, signori. Credo sono 2 o sono... Ecco, urla al muro. Adesso urla, ha fatto la tanto così al muro. Burak Gurcev, 64, 2 gol in Europa League, doppietta. La doppietta di Gurcev su assist a Aubameyang ed è 4-1. Cominciamo a prendere il largo. Cominciamo a prendere il largo, signori. Bene così. Dai ragazzi, signori, le 5-1. E anche Sulemana si aggiunge alla festa. Anche il Sule si aggiunge alla festa. Benissimo, dai. Olè. Cominciamo a ragionare. Direi che cominciamo a ragionare con questo 5-1. Cominciamo sul serio a ragionare. La squadra va, la squadra funziona. Bene così, signori, bene così. Io ne farei più possibile proprio a cercarla di chiuderla e strachiuderla adesso. Così che magari al ritorno la si può giocare con gli ultra tribunali, con tutti quei giocatori che abbiamo ancora in squadra per caso, ecco. Vediamo un po' se si riesce. Dai ragazzi. Anzi. A sto punto, io direi un bel... Bella coach a posto di Amadou. Facciamo giocare un po' di giovani. Un po' di giovani, signori. Gibbs White. Lo mettiamo qua. Poi. E poi, vabbè, Benjamin. Dai. Gli facciamo assaporare un po' di Europa al nostro buon Benjamin. Dai. Dai che tu va benissimo, vabbè. Via bene dalla difesa. Ok, calma. Dai che... Ma per... Dico... Ma quella è una marcatura? Giusto per saperlo. Tu intendi quella come una marcatura? Così. Giusto per saperlo. Così ci siamo chiari nelle cose, ecco. Bravo, Baba. Porca miseria. Ok, bravissimo ancora Baba. No, vabbè. Niente. Niente, 5-2. Niente, discorso non è ancora chiuso. Discorso qualificazione non è ancora chiuso, evidentemente. Non possiamo giocare, vivere sereni e tranquilli, evidentemente. Ora, che cosa è successo adesso? Perché adesso sono iperaccelerati? Ragazzi, e dai, che cosa succede adesso?
Ips White sulla fascia. Gurcebe, 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 Gurcebe ancora. E Ale, dai, 6 a 2. E Ale, dai, dai, dai. Mettiamo le distanze. Mettiamo le distanze, ognuno ha il proprio ruolo e ognuno ha il proprio posto, signori. Gurcebe tripletta. Io ho sempre detto che questo sarebbe diventato uno dei trascinatori di questa squadra. Oltre a Benjamin, oltre a Suleimana, questi sarebbero stati veramente veri e propri trascinatori. Il Karamurruk lo sta diventando sempre di più, signori. Sempre di più. E dai signori, dalla Benjamin, primo Benjamin, no, porca miseria, ci hai messo troppo, Benjamin ci hai messo troppo, ci hai messo troppo, stava arrivando il primo gol in Europa per Benjamin, il primo gol in Europa per Benjamin, sarebbe stato meraviglioso, però niente signori, comunque. Bene così, bene così, 6 a 2 direi. Abbiamo messo comunque una buona ipoteca sulla qualificazione. Non so se me la giocherò con i tribunali, devo essere molto sincero. Non so se la giocherò con i tribunali. Può essere che faccia un po' di turnover, ma non ne sono certo. Ecco, mettiamolo così, non ne sono certo. Quello che potrei fare adesso intanto e ad ancora migliorare, festeggeremo qualificazioni di fronte ai nostri tifosi, ok, di nuovo due volte la stessa domanda, va benissimo, ok, prestazioni superlative di Kurcebe, ok, benissimo signori, ci siamo. Allora scadenza, ok, dicevo tra... Oh, ah, perché ci sono le qualificazioni. Ci sono le qualificazioni, signori. Attenzione. Le qualificazioni. Ora, attenzione. Aspetta che qua c'è il mondo. Allora, bel lavoro. Momento del club nel giro di due stagioni. Ah, ok, bene. Programma di crescita di Benjamin, ok, piano di crescita, Benjamin, il nostro caro Benjamin, torre, io direi, adesso facciamolo mobile, posizione attacco, potenza tiro di te, facciamolo mobile, sì, facciamolo pure mobile, dai, facciamolo pure mobile, facciamo tutto, facciamo diventare ogni cosa, tutte cose, chi che sia. Ok, poi ah, ok, qua c'ho tutta una serie di cose, insomma, insomma, dettagli su come giocatori liberi che ho fatto seguire. Allora, Novais, Joao Novais, 30 anni, rimuovi dai preferiti, direi. Alex Ferrari, 29 anni, rimuovi dai preferiti. Custigna, Custigna, io direi rimuovere i preferiti. Simone Edera, Simone Edera, mi dispiace ma rimuovere i preferiti. E qua abbiamo con chi sei, Gonzalo Mattias Mendes Mango, allora, TJ e Ioma, io TJ e Ioma lo tengo là soltanto per il nome. Prima o poi magari potrebbe essere uno di quei bei acquisti ignoranti che insomma ci rallegrano la vita. Allora, aspetta che c'è un altro, Nicola Sansone. Nicola Sansone, COC, 54, io direi anche no. Dario Del Fabbro, bello sto giocatore, direi anche no. Ce ne sono altri? Questo chi è? Fabio Daniel Braganca, e questo invece si chiama Fabio Silva, ah, attaccante, sì, che me lo sta segnalato. Vabbè, è lì, si sa mai. Ferrari, Simone Edera, Del Fabbro, TJ Ioma, Baselli venduto, ottima notizia, altri soldi.
Vabbè, ritira l'offerta per Braga. Onestamente, vabbè, alla fine ci ho deciso io. Allora, Rice, aspetta, che cosa mi dice Rice? Sta a cercare, ma sei l'uomo giusto, sei già titolare per rimpiazzare una riserva. Vabbè, lasciamo stare con tutte le robe. Vabbè, ok. Io, scusate un attimo, che c'era altre cose. Ok, Baselli, ok, perfetto. Allora, io vediamo un po' cosa ne è un po' la situazione. Ok, abbiamo un Gibbs White, però io Gibbs White mi sa che è meglio che provo intanto a farlo diventare CC, perché sì, ci starà 3 anni e mezzo, però da COC non mi serve. Prima o poi, se mi diventa CC, mi aiuta. Dov'è Gibbs White? Piano di crescita. L'ho imposto, tipo, ci starà 3 vite e mezzo a diventare CC, ma mi serve più in quel ruolo che... 158... Ah no, 28, tra l'altro, solo 28 settimane con centravita centrale. Ma sì, va bene, dai, CC, dai, facciamo diventare CC, così mettiamo un ruolo che ci serve di più, signori, che ci serve di più. Ora, la situazione adesso è la seguente. Vabbè, noi siamo terzi, però con una partita in meno. Teoricamente potremmo riguadagnare il secondo posto dietro al Besiktas, battendo i Genk. Fammi pensare, riflettere, se è il caso. Sì, va bene, dai, giochiamo anche questa partita. E con questa direi che chiudiamo. Così, aspetta, voglio vedere meglio. Così credo che potremmo, sì, così alla prossima avremo ritorno col Motherwell. Cioè, la prossima live potrebbe essere davvero davvero interessante, signori, davvero davvero interessante. Vediamo un po' cosa. Vabbè, sì, dai, la giochiamo, però prima di giocarla, sì, vabbè, facciamo tutte le sostituzioni del caso. Dina e Bimbe alla sua sinistra, anche se mi sto accorgendo che Dina e Bimbe sta un attimo. Ok, allora io direi poi Gibbs White. E qua ci mettiamo Jack Bonaventura. Ok, Hendrix al posto di Malong. Difesa con Bella Kochap e Richards. E terzini, direi Rafael da una parte, Iki dall'altra, anche se mi terrorizza l'idea di metterci Iki. Però Iki quanto è di velocità? Iki, mamma mia, mi sembra un po' piantatello, però Iki, non ho l'impressione che non abbiamo fatto un grande affare a prendere sto Iki, comunque, vabbè, vediamo, magari è un caso, magari mi sbaglio, vediamo. Comunque, la squadra è pronta, direi noi possiamo andare. Dai ragazzi. Eccoci, pronti? Partire campionato contro Gangrel Minigi. Partita sulla carta. Siamo sempre là. Partita sulla carta abbordabile, perché comunque Gangrel Minigi è in questo momento è 19esimo. Quindi diciamo una squadra che non ha proprio iniziato benissimo. Però se siamo sempre lì, è sempre il solito discorso. Mi sono dimenticato di mettere Plaza. Porca miseria, potevo portarmi Plaza. Non l'ho fatto, porca miseria. E vabbè. Dai ragazzi. Mezzo. Ok. Tiro a giro, niente. Dina e Bimbe. Bel cross di Dina e Bimbe, porca miseria.
Gibbs White, niente, è stato, c'era, niente, c'era l'uomo sbagliato a raccogliere di testa. E vabbè, capita, capita. Oh, perché siete tutti e due da un lato? No, no, no. Bravo Richards. Mamma mia, Richards. Mamma mia, che intervento ha fatto Richards. Lancio Dina e bimbe. E bimbe. Dina, 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 Dina. Tiro. Va bene, dai. Fa niente, fa niente. Occasione da palo. Mezzo in testa e niente. Manco dal campo esce. Manco, non arriva neanche sul fondo. E sì, sombrera tua sorella, amico mio. Sombrera tua sorella. Ok. Tira. Niente. Gibbs White. E comunque è propositivo Gibbs White. Lo si trova spesso. Posto giusto. Cross in mezzo. Stava per segnare un gol di quelli che non si vedono spesso, se non fosse stato, non è per possibile. Un mix tra coordinazione, certo, se entrava sta palla, come si è incartocciato tutto, se faceva gol così, stato un bel premio, cioè, boh, qualcosa contro la fisica, però peccato. Ok, Gibbs, bello Benjamin, ma mettici un po' di forza, Benjamin. Benjamin. Ok, Benjamin. No, raga, no, dai, 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 no, 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 no. Queste minchiate no, però. Bravissimi. Sì, però c'è. Palla molto interessante. No. Passaggio che trova bene il compagno. Attenzione, la palla. No, dai, no, no, non si può dare. Non si può dare sto rigore. Dai, non si può dare sto rigore. Non esiste. Ma non esiste, dai, ma che siete ridicoli. Ma tanto la pararonno! Ma tanto la pararonno! Ma tanto la pararonno! Dai! Dai, nonno! Dai, nonno! Pavsic, niente. Oh, andiamo di ripartire. Una ripartenza. Buon ripartenza. Sì, però ragazzi, sveglia, sveglia. Dai. Fine primo tempo. 0-0. Fondamentalmente l'abbiamo giocata meglio noi. Cioè, stavamo molto di più. La palla è stata molto di più la loro metà campo. Purtroppo abbiamo concretizzato poco. Abbiamo concretizzato davvero poco. Pochi tempi, cioè, sbagliano sempre l'ultimo passaggio, l'ultima cosa. Ma a livello proprio di tiri in porta ne abbiamo fatti pochi. Ma forse, credo, non lo so. Comunque, l'approccio è quello giusto. Soltanto un po' di precisione in fase di costruzione del gioco. Ecco, non questo. Non questo, signori. Andiamo a darci da fare. Dai, ragazzi, dai, ragazzi, dai. Ragazzi, ripartiamo. Gibbs White, Gibbs White, Gibbs White, si invola Gibbs White, Gibbs White ancora, Gibbs White, ma non c'è nessuno, ma uno c'è. La pagina di là, Jack, Jack Bonaventura 1-0, e Ale, dai, 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 dai. Quello che sta facendo Jack, niente, diciamo si sta allenando per la sua prossima carriera dopo il calcio, e deve fare il modello, farà il modello, fare il fotomodello, fare il modello, modello, e già si sta predisponendo con le pose, con le cose. Il nostro caro farà il modello Jack Boaventura dopo quest'ultima stagione a Karagumruk. Sappiamo, insomma, farà il modello, giustamente lui belloccio, ci può stare, ci può stare. Comunque, signori, siamo qui, pronti, pronti per vincere questa partita, non buttiamola via. Signori, per favore, non buttiamola via. Dai, ragazzi, dai, ragazzi, dai, ragazzi. Ok, Plavsic. Porta di qua. Benissimo,
Benjamin è in morca miseria. Però Benjamin un po' appannato. Manca un po' di precisione davanti alla porta. Benjamin, strano. Per lui, per uno come lui, molto strano. Ma per qualche momento un po'. No, può capitare anche i migliori. Gibbs White. Bravo Gibbs White. Bella palla. Per Dina. Quando crossi, Dina. Vabbè, fa niente. Benjamin. Tirate, maledetti. Tirate, tirate. Porca miseria, tirate. Io premo il quadrato perché non tirano. Ok. Allora, cambi. Cambi, sì. Cambi, sì. Però chi? Augusto, posto di White. Sai cos'è l'isola di White? Ma non l'isola di chi? Io mi fermo qua. Andiamo. E andiamo. Dina. Dina. Rafael. In mezzo. Niente. Niente. Niente, per ora non... La porta per Benjamin per ora è stregata. È stregata. Ok. Occhio alla verticalizzazione. Benjamin, niente. Che succede? No, aspetta. Io ringrazio l'arbitro per il rigore, ma non c'è motivo. Cioè, non c'è motivo perché ci abbiano dato. Non c'è proprio motivo per qual. Non c'è motivo. Ringrazio l'arbitro, ma non c'è assolutamente motivo per darci sto rigore. Ma vabbè. E Ale, Benjamin la mette, anche se sul rigore, la mette. E la chiude, signori. Chiude. Insomma, ci mette una condizione un po' migliore, ecco, questa partita. 2-0, bravo Benjamin, bene così. Adesso, come sempre, mi raccomando, non buttiamola via, portiamola a casa. Dai ragazzi. Di qua. Occhio all'avanzata. Benissimo, Renato. Renato Augusto. Dina. Pallone in profondità. Attenzione, Dina e Bimbe. Dina e Bimbe la chiude. Adesso sì, possiamo dirlo che la chiude. Dina e Bimbe, primo gol di Dina. Del nostro Dina e Bimbe. Tra l'altro di nome Dina, meraviglioso il nome Dina nella maglia. Il nostro Dina e Bimbe. La mette in porta, fa il suo primo gol in Kanaguruk e chiude questa partita, che non è male, non è affatto una brutta cosa. Bene così, signori, bene così. Bene. Sulla fascia Dina e Bimbe, però non c'è nessuno. Benjamin va in mezzo. Benjamin! No, vabbè. Sortilegio, vabbè, allora c'è proprio sortilegio. C'è proprio un sortilegio, davvero, c'è. Qualcuno gli ha fatto un rito voodoo veramente a Benjamin, perché sennò non si spiega. Primo palo. Plavdic in mezzo. Eccolo, signori, eccolo il gol di Benjamin su azione, signori. Doppietta per Benjamin, si conferma lui, solito goleador. Grande Benjamin, 4-0. La partita, vabbè, era già chiusa prima, adesso ci ha messo il lucchetto. Bene così, signori, bene così. Io sto guardando, ecco, meno male perché... Io spero che la registrazione stia venendo a un frame rate decente, perché sto vedendo degli scatti, ma comunque se non così non dovesse essere, io mi scuso per la cosa. Comunque finisce qui la partita,
ci portiamo a casa questa vittoria, questo 4-0 secco, netto, rotondo. Bene così, signori. Io direi a questo punto di andare al giorno della prossima partita, che sarà il ritorno di Europa League. È il ritorno di Europa League che giocheremo assieme in live domenica. Salvo che, ripeto, salvo impegni particolari, problemi, cose, problematiche particolari che purtroppo però mi capitano abbastanza spesso, dovrebbe essere intorno alle 2 circa, domenica intorno alle 2 più o meno, cioè dopo pranzo, ecco. E si va avanti, insomma, in live come sempre. Ora, tanto vabbè, avremmo dovuto vincere con più gol, assolutamente sì. Adesso, signori, io direi di andare proprio il giorno della partita Europa League, più che altro per vedere se nel frattempo arrivano delle altre offerte, delle altre offerte di calcio mercato. Io adesso dicendo così perché c'ho sempre quella brutta sensazione che interesse per Gvardiol e direi anche chi se ne frega. Attenzione, arrivano delle robe, aspetta un attimo. Allora, ok, qua ci sono. Allora, Giancarlo, direi rimuovi i miei preferiti. Ciao, Dennis Mann, ancora niente. Valentin Mihail, ancora niente. No, questi ancora devono. Allora, resta conto su. Ah, Joaquin Acevedo. E se vediamo un'altra volta. Knauf, e questo è. Ah, ma questo è un altro che direi possiamo toglierci. Questo è un altro che possiamo toglierci. Meno male che questi non. Vabbè. Poi allora, qua ci sono altri. Reso conto tu, Joaquin Pereira. Questo è un altro che possiamo levarci. Vabbè. Moussa Koné abbiamo visto. Emmanuel Sabbi. Me lo immaginavo che l'avevi trovato più forte. Emmanuel Sabbi, devo essere sincero, eh. Comunque, aspetta, Dowell, questi qua, allora Kieran Dowell, questo sembra non essere male, allora Maseira, rimuovi i preferiti, Luca Itter, io questo sono tentato di prenderlo a posto di Iki, ragazzi, io sono veramente tentato di, anche se vabbè, siamo più o meno lì. Qua Kirsch direi anche no. Pintor direi anche no. Leif Davis direi anche no. Cadile no. Sono un po' di giocatori che avevo messo a osservare, ma non sembra venirne fuori chissà quale. Qual è bella roba, insomma, diciamo che stiamo facendo. Allora, questo chi è? Crazy Insorge, no? Ah, ecco, Gianluca Love. Allora, Gianluca Love, io onestamente lo prenderei. Gianluca Love. Poi, cioè, uno si chiama Gianluca così, onestamente, cioè, a prescindere da prendere, però. Ma anche sto Kieran Dowell non sembra male. Diciamo sarebbero giocatori tutti da osservare così come si deve. Ma ne potremo parlare e valutare a riguardo domenica in live. Arprenart, Gianluca Love. Ah, ma questi sono tutti, vabbè. Ruai? Questo Ruai. Ah, sì, Ruai sì che già c'ha. Ruai che permette un po'. Vuoi andare. Ok, che balla, canica, okay, qui c'è un po' di gente. Oh, allora, signori, il Porto ci offre 5 milioni e 6 per Jack Bonaventura. Ora. E qua ora la cosa qua si fa comunque interessante. Intanto, vabbè, rispondiamo a Jack, rispondiamo a Jack, gli diciamo ci penserò, sì Jack, ci penserò anche sul venderti, ci penserò, tanto cominciamo, cioè,
Ci stiamo facendo anche un tesoretto mica male, devo dire. Ora, semmai l'unica cosa, hub mercato, voglio vedere questi, un attimo questi centrocampisti. Cioè, vabbè, mettiamola così. Io direi già qua ha fatto durare abbastanza questa cosa. Vabbè, lo vedremo assieme in live. Valuteremo assieme una cosa, sia l'offerta per Bonaventura che le... Che eventuali acquisti di Gianluca e dell'inglesino. Detto questo, signori, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima.